Ciao ragazze, oggi parliamo insieme di follicolite. Arriva l'estate, intanto mi state scrivendo: Martina, mi sono riempita di, perché si pensa a questi inestetismi solo quando ci dobbiamo scoprire, mi sono riempita di brufoletti nelle gambe, nella zona dell'inguine, nella zona del gluteo. Cosa posso fare? Perché mi vengono? Ecco, si tratta di follicolite, che è un'infiammazione del nostro apparato filo-sebaceo. Questo tipo di infiammazione può essere superficiale, quando si formano dei piccoli puntini rossi in prossimità del pelo, oppure profonda. In quel caso il brufolotto è più grosso, il gonfiore intorno più evidente, anche il rossore, e quasi sempre possono lasciare dei segni. Segni che sono cicatrici o delle macchie scure. Macchie scure che, se non fate un po' di prevenzione o non le trattate in modo giusto, vi trovate poi nel tempo con, diciamo, le gambe o l'inguine o la zona del gluteo completamente maculata da questi residui della follicolite. Quindi è importante sapere cosa fare e perché vengono. Una delle primissime cause è di solito il trauma, quindi quando si fa o un rasoio o una ceretta. In alcuni tipi di pelle, in alcuni tipi di casi, questo può verificarsi. Quindi è importante sempre, innanzitutto, laddove è possibile durante l'inverno, trattare questa peluria o eventuale peluria in modi diversi. Ragazze, siamo nel 2018, quindi oggi ci sono mille tipi di laser e luci pulsate per poter trattare i peli, quindi chi può, ecco, sarebbe bene farlo. Chi non può, per vari motivi o economici o perché non vuole sottoporsi a questo tipo di trattamenti, deve però fare prevenzione per la follicolite. Quindi cosa fare? Dopo una ceretta, dopo una depilazione, è importante sempre riparare la pelle. Considerate che dopo una cera, dopo, si formano comunque, anche nella cera fatta nel miglior modo possibile, delle piccole ferite. Passatemi il termine, ovviamente. Quindi è importantissimo disinfettare e riparare. Perché disinfettare? Gran parte delle volte la follicolite può essere dovuta allo stafilococco. Lo stafilococco, che si trova, diciamo, normalmente sulla nostra pelle, in alcune condizioni può prendere un po' il sopravvento, quindi creare, come in questo caso, una follicolite. Quindi è importante, dopo un trauma, dopo una ceretta, disinfettate la parte. Disinfettare, non so, ad esempio, io di solito uso, se si parla di gambe sul viso, lo faccio un po' meno volentieri, a meno che non sia proprio localizzato, non so, al baffetto, passare l'acqua ossigenata. Subito dopo l'acqua ossigenata, io di solito applico il Photosynergy. Se non lo conoscete, andate a dare un'occhiata sul sito. È un siero che nasce per il fotoinvecchiamento, ma è assolutamente un riparatore diciamo, del post-traumatico. Quindi anche dopo una microdermabrasione, dopo un laser, dopo una depilazione, dopo qualsiasi evento traumatico sulla pelle, aiuta la pelle a ripararsi, quindi aiuta la pelle a, diciamo, tornare integra. Quindi la sinergia del disinfettante, in questo caso io preferisco acqua ossigenata, con il Photosynergy, impedisce che si formi questa follicolite. Un'altra cosa fondamentale, e lo ripeto in quasi tutti i video, ma è davvero importante, è l'idratazione. Cioè, non andate mai, che lo facciate a caso, che andate presso una professionista, non andate mai con la pelle disidratata. Perché non andate con la pelle disidratata? Quando la pelle è disidratata, si formano dei tappi di cheratina. Questi tappi di cheratina favoriscono la follicolite, perché c'è sempre un tappo occlusivo laddove si formano i brufoletti della follicolite. Quindi avere la pelle idratata prima e mantenerla idratata dopo è un altro degli aspetti che non dovete assolutamente trascurare. Quindi, riepilogando, si disinfetta dopo qualsiasi evento traumatico, che sia il baffetto, l'inguine, la depilazione delle gambe, si passa il Photosynergy e si mantiene la pelle perfettamente idratata, rimanendo, per chi segue la pagina, quindi le affezionatissime di Visol, idratare l'Hydra Body, oppure chi usa un idratante che è abituata ad usare, l'importante è che sia sempre biocompatibile, perciò certificato naturale. Spero davvero di esservi stata utile. Seguite questo consiglio e vedrete che la follicolite lascerà le vostre gambe. Alla prossima. Ciao.